quanto pensate che abbiamo speso? Faccio un breve riassunto. Alla fine siamo tre persone, due adulti, un bambino di 9 anni e mezzo, però che anche lui mangia, insomma, ha mangiato. Facciamo un breve riassunto. Bimbi del tubo, come stai? Tutto a posto? Dunque, outing, mancava. Facciamo l'intro subito a bomba. Che bello, siamo con la regia e aiuto regia oggi in un paesino, vi metterò poi tutti i riferimenti, il link sotto, vicino a Denia. Siamo venuti a mangiare perché la puntata di oggi, l'episodio di oggi lo voglio dedicare a farvi vedere un ristorantino tipico di paese con una cucina, una gastronomia un po' più, fra virgolette, ricercata, sempre partendo dagli standard caserecci, perché il food veramente lo sto cagando. E questo paesino che si chiama Gatta de Gorgos è famoso perché qua lavorano molto i vimini, è molto conosciuto nella zona per l'industria sono parole grosse, dei vimini e prodotti artigianali sempre di questo tipo. Per favore, aiuto regia, non distragga, si dice bene, dimmi del tuo bambolottacci di tubaccio. Quest'intro sta partendo il succo di frutta all'ananas. Vi voglio solo far vedere una cosa. Ci hanno appena portato, noi prendiamo un aperitivo, abbiamo prenotato per le 2, l'1:10, perché qua si mangia tardi, sapete, in Spagna si mangia tra le 2 e le 3, i valenziani mangiano anche alle 3 e si cena tra le 10, 9:30, 10, anche 11 qualcuno. Aperitivino, bicchiere di vino ho preso, guardate il bicchiere di vino fino dove è pieno, guardatelo, non l'ho ancora provato, fino all'orlo, che sono dei grandi. Si parte di slancio questo sabato, che andrò a rifinire, lo sapete. E guarda lì, chiaro. Salute, spettacolo. Ok raga, bambolottacci del tubaloccio. Andiamo al ristorante Casa Parra, in questo paesino di non so quanti abitanti, di 6-7 mila abitanti. Ha dei feedback buonissimi, però prima ancora di entrare vi voglio far vedere quanto abbiamo speso per gli aperitivi, perché ci sono rimasto anche di merda, positivamente, eh? 2 birre in bottiglia, perché poi divago un po', perché cioè, quando vedo in Italia ne parla Ceres a 5 euro, ragazzi, mi viene da cagare negli angoli dei bar, no, veramente, cioè, mi viene da vomitare, cazzo. 2 birre in bottiglia, Estrella Damm, 2 vini bianchi e un succo di frutta, e poi con tutti gli, come si chiamano, frutti secchi, le olive. Non ho preso lo scontrino fiscale perché non me l'ha dato, però ho preso la copia della carta, 9,90 euro. Mi potete credere, ragazzi? 9,90 euro, la bottiglia di birra 1,70 euro. Vi dico solo questo, andiamo. Adesso oggi è dedicato solo al food. E guarda lui con la casa. Sì. E poi niente, buongiorno. Prego. Ok, stiamo dentro al ristorante. Oggi abbiamo deciso di andare già d'avanguardia con il vino bianco. Ora, siccome la regia, la donna mi dice dopo, oh, come sei rosso nei video, sembra che io sono un ubriaco, che sì, è vero, effettivamente sono un ubriacone perso, però sono stato al sole fino adesso. Io sono, diciamo, tendenzialmente ho una bronzatura tipo nord africana. Quando arrivano i primi soli, poi dice che il sole va dai belli, no? Il sole va dai belli. Quindi, ok, niente, siamo in un ristorante tipico, fate incazzare, spacco tutto oggi. Questo è stato ricavato da una casa antica di paese, guardate che bellezza, le cose tipiche. E adesso piatto per piatto vi faremo il video di tutto quello che mangiamo e poi alla fine il conto.
il conto. Ah, qui abbiamo le mandorle tostate, noccioline da stadio, minchia, buonissime le mandorle tostate. Aia. Allora, vedete, questo forma parte del menù di oggi, una insalata da condividere, poi per l'aiuto regia avete un piatto di calamari infarinati con patate caserecce, che è il suo piatto da menù infantile, menù da bambino. Questo è il famoso alioli di sempre, alioli che già ve l'ho spiegato in altri video. Questo è il pomodoro grattato, loro l'hanno strofinato, che la regia si gasa come una bestia. Iniziamo, una bella insalatona. Sono appena andato al bagno, vi posso confermare che questo ristorante è stato ricavato da una casa di paese di una volta, valenziana. E qui sono arrivate le alici fritte, fritturina di alici, credo, sì, alici si chiamano. Continuiamo con l'insalatina. Avete visto in primo piano il vino bianco? È quasi ioni! La birrozza e il localino. Sì, allora raga, wow. Sapete che la comunità valenziana è terra di riso. Qui possono servire paellas, perché gli italiani, molti, pensano che la comunità valenziana è famosa solo per la paella, no, anche per i risi, che non sono risotti, qui è chiamato arroz meloso, come o caldoso, è un risotto però con il brodoso, come questo. E qui abbiamo niente poco di meno che un risotto brodoso con calamari, seppie, con cicale, cicale, viene detto, asparagi. Guardate ragazzi, guardate che spettacolo. Allora, prima la donna, perché se no poi le scale non le vuole. Avanti, sto sgocciolando tutte le parti. Amore, así bien? Yes. Sì, ok. Ora continuiamo, mi devono portare il vino bianco. Sì, allora, ora devo essere onesto, dopo un litro di vino, tra bar e ristorante, è chiaro che ogni tanto parte lo sputo strategico e sono un po', come dire, le parole sono un po' rallentate. Però, no problem, cioè easy ragazzi, easy. Spain is easy. Mi stanno togliendo l'alioli, benissimo. Il mio bicchiere di vino, il mio calice di vino bianco è vuoto. Ah, ecco, ora arriva il rinforzo. Sì? Vale. Abbiamo di nada che nada. Ah, che sì. Basta con la... con la... muy art artistico, no? Esatto. La terza. È che non sa, però è che sa. Cioè, voglio dire, colui che sa fare le cose, le sa fare. Aiuto regia. La regia si guarda il gomito, non so che, cioè oggi è perdizione totale. Mi stanno prendendo per il culo. Andiamo a mangiare, va? Un secondo, l'assaggio. Ok? Wow. È vero, è vero. Come l'ho fatto? Ok? Un secondo, solo per voi, ma. Brutale, bestiale, mamma mia, tanta roba, perfetto, yeah. Quindi lasciatemi godere il fine settimana, ubriacarmi e guardate, allora sinceramente non lo sapete perché dopo devo, cioè non devo, non è che devo giustificare il conto, voglio precisare che questa, come si dice in casseruola in italiano? Ragazzi, sinceramente, io mi sono fatto 4 piatti, la mia donna 2, era per 4 persone, tranquillamente. E io, guardate cosa faccio, guardatemi, mi stanno guardando mentre cazzo. E guarda,
formaggio, un asparago. Adesso faccio il figo. Quell'essenza dell'asparago, il sapore, avvolge il riso che si fonde con le cicale e i calamari e la seppia. Insomma ragazzi, a me mi frega un cazzo di tante storie, che se questo, quest'altro, ingrediente, suave, scocchiarello, un cazzo, no, io mangio. Non sapete cosa vi state perdendo, raga. È brutale, brutale. Il cameriere è venuto qua e ha detto: vi faccio un tap, un tappero, voi ve lo portate a casa, sì, una sega. Dico, questo cucina non ci arriva più. E lui, e poi mi ha guardato un attimo con accento romano e ha detto: te mangi tutto te. E io sto vicino a 2 giorni per venire al ristorante il sabato. Porca mignotta. Dunque, siamo arrivati più o meno alla fine. Carrellata di dolci. Torta con carote e cocco. Cheesecake, per me è un must. Cheesecake, ragazzi. E torta con 3 tipi di cioccolate diversi per l'aiuto regia. Allora ragazzi, tanto so che mi odieranno i miei commensali. Allora, qui è tutto casereccio, fatto in casa, logicamente. Vabbè, non ho parole. Con una base biscottosa. Sti cazzi. Secondo, carota e cocco. Amore, mamma mia. Questa è la migliore, mi sto. Buah. Male, si è andato lui per via. Mi sto finendo, cioè dignitosamente, la sua torta con carote e cocco. Buah. Nel frattempo sono arrivati i caffè, espresso per me, caffè cortato, un cortato è come un macchiato, però esatto, più un caffè latte mini, perché qui il macchiato lo chiamano, sì, manciato, qualcosa del genere, e dopo arrivano i ciuffito. Del tubo, siamo arrivati alla fine di questa non episodio, occhio perché c'è la chiusura, però siamo arrivati alla fine di questo pranzo, direi stratop, tutto fantasticamente fantastico, tutto, cioè tutto, servizio, attenzione delle persone, il mangiare, fanno segno della regia di tagliare corto, e qui c'è, come no, alla fine di un pranzo spagnolo, il ciupito dei miei coglioni. No, dei miei coglioni non tagliano. Allora, ciupito, la mia donna prende il limoncello sempre, che come potete vedere il limoncello spagnolo è acqua con zucchero e limone, e io prendo, si chiama crema d'oruco, è come un Baileys della zona, buonissimo, cin cin. E va dentro. Maremma cane. Maremma bestia. No, vabbè, però. A parte che mi sta bruciando l'esofago e la quarta parte dello stomaco. Però no, tutto a posto, tutto bene. E mi chiami 118, tesoro? Te lo chiami? Solo perché devo prendere l'impulso. Quanto pensate che abbiamo speso? Faccio un breve riassunto. Alla fine siamo 3 persone, 2 adulti, un bambino di 9 anni e mezzo, però che anche lui mangia, insomma, ha mangiato. Facciamo un breve riassunto.
thisispain.com, questa è la Spagna, con degli stipendi che non sono lontani da quelli italiani. E occhio, non mi rompete il cazzo, perché ora c'ho le prove. Allora, tre persone, ripeto, c'ho la buzza strapiena, e questo è quello che conta. Abbiamo mangiato, innanzitutto abbiamo bevuto e mangiato alla stragrande. Io e la mia donna, due bottiglie di birra, io due vini, cioè due vini, non due bottiglie, due bicchieri di vino sostanziosi. Poi, come diciamo antipasto, non so, plus, qui c'è il pane e agli olioli è quella, sapete qual è, no? Quella crema d'aglio che fanno qua, e pane. Il servizio del coperto qua non esistono, scordatevelo. Poi, sto facendo memoria, una insalata bella consistente che poi formava parte del menù. A proposito, perché io e la mia donna abbiamo preso due menù, il bimbo ha preso un piattino, un combo a parte. Poi fatemi pensare, l'acqua per il bimbo, peperone, ah sì, no, vedo un tipo un pesce rosso che sta facendo così, ok, una fritturina di alici. Poi, come main course, piatto principale, spero di non dimenticarmi niente, abbiamo preso quella ciotolona di riso brodoso. Raga, io mi sono fatto quattro piatti, quattro, minchia, stavo facendo la scarpetta con il cucchiaio, e la mia donna due, sei piatti, cioè ci mangiavano quattro persone e stavano bene. Tre dolci spettacolari, caffè, quattro chupitos, vabbè, ok, di cui due, perché io c'ho il marketing, ce l'ho qua. Dopo che hanno portato il conto, gli ho detto: quanto è buono, me ne porti altri due, me lo metti nel conto. Non so come parlare, il mio italiano si è andato proprio a farsi friggere, è andato proprio a nei fossi, e ha detto: no, tranquillo, siamo noi. Tutto questo per la modica cifra di, quando pensate, guardate ragazzi, è tutto qua, 51,75. Raga, 51 lo vedete, e 75. Sono arrivato in Italia una settimana fa, al primo autogrill della Liguria mi sono cagato addosso, al primo autogrill, altra invenzione degli italiani, fantastico, autogrill, se lo conosci lo eviti, se non lo conosci te danno le legnate. Avete visto? 51,75, due personcine e mezzo, e così, minchia, hai buttato giù la tendina, ciao. Vabbè, ha buttato giù la tendina, buon weekend. Ok, bambolotti del tubolotto, volevo fare una chiusura degna di nota, anche perché dopo questa bella magnata, cioè io ho quasi 50 anni, anche se mi vedete in forma, ho quasi 50 anni, quasi, manca poco, quindi dopo una bella magnata e bevuta in quel modo bisogna fare la passeggiatina per digerire, e che miglior, che mejor lugar, qual miglior posto che l'arrivo nel porto di Javea, vicino a Denia, dove siamo già stati una volta, che le barche dei pescatori che hanno portato pesca, pesce a tonnellate. Dignitoso, o degno, una degna chiusura dal porto di Javea. È tutto per questa volta, statemi a buona. Ciao bimbini del tubo.